per la difesa del Parco Agricolo Sud Milano. Locativia ci crede ancora, nonostante questa immagine sia stata completamente cancellata dal nostro territorio, e non dopo 10 anni di dismissione, dopo pochissimo tempo, perché forse già si pensava che sarebbe stato più utile passare dalla fabbrica dei biscotti al paese dei balocchi. E questa è l'immagine anch'essa cancellata, perché qui c'era solo campagna, prima di quel quartiere, di via Secondi a Locate. Ora vi è, oltre che al nuovo quartierino, una strada. È per questo che noi diciamo stop al consumo del territorio, sia un consumo fatto d'asfalto che di cemento. E quante belle parole si sono spese per tranquillizzare e rassicurare che avrebbero preso tutte le precauzioni per attutire l'impatto ambientale. Questa è la nuova strada che ci ritroviamo, la nuova strada per l'outlet. Correte, correte, magliette e mutande firmate. E questo è il collage che ci rimane di cartoline ormai perse e cancellate dal nostro panorama locale, mentre sui giornali si dice appunto che sorgeranno negozi e verde, dimenticando forse che siamo nel Parco Agricolo su Milano, e l'unica voce stonata è quella di Locativiva, che dicono si metta di traverso, mentre noi diciamo che quella del grande outro sarà un'opera che porterà traffico e inquinamento, ulteriore traffico e tanto inquinamento. E anche questa è un'immagine che è stata cancellata, un bel viale di pioppi verso l'abbazia di Mirasoli a Opera, un paesaggio meritevole delle passeggiate non solo domenicali. Questo è quello che rimane, con la scusa o il pretesto, chi lo sa, insomma, che gli alberi sono ammalati, ma per rivedere quel viale che porta all'abbazia di Mirasoli in quel modo, passeranno gli anni e cresceranno di bambini. Sullo stop al consumo di territorio, sulla prospettiva grande outlet, Locativiva, gli amici di Locativiva propongono per venerdì 14 gennaio 2011 alle ore 20:30 una discussione pubblica a Locate Triulzi, punto per discutere sulla prospettiva grande outlet, insieme ai rappresentanti delle associazioni ambientali e